Il giorno della commissione prevede l'audizione informale in videoconferenza di esperti nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge recanti deleghe al governo per l'istituzione della riserva ausiliaria dello Stato per lo svolgimento di operazioni di soccorso sanitario e socio-assistenziale. Avverto che con il consenso degli auditi la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla Web TV della Camera dei Deputati. Ringrazio per la disponibilità e do il benvenuto ai nostri ospiti che parteciperanno alla seduta da remoto. Cedo quindi la parola al capitano Riccardo Cavicchi, responsabile ufficio operazione addestramento centro di mobilitazione di Reggio Emilia. Prego, do la parola. Onorevole Presidente, onorevoli deputati, buongiorno, buon pomeriggio. È Bologna, non Reggio Emilia. Comunque non cambia niente. Io sono in servizio nel Corpo Militare della Croce Rossa da circa 21 anni. Da sempre stato responsabile dei mezzi materiali, ufficiale di collegamento presso le prefetture in caso di difesa civile. Ufficiale di collegamento anche per gli sminamenti che facciamo circa in Emilia-Romagna 400 tutti gli anni. Mi sono occupato anche della consegna di antidoti in quanto abbiamo la scorta antidoti qui nella sede di Bologna. Problema del Corpo Militare della Croce Rossa è nato dopo la smilitarizzazione e la privatizzazione, e quindi adesso viviamo un periodo un po' non felice. Quanto riguarda la riserva, io sono più che d'accordo. Ho visto un po' in giro, mi rifarei su quello francese, fatto mi sembra molto bene. Noi pensavamo che questa riserva fosse distribuita in maniera capillare sul territorio nazionale per poter anticipare i colleghi in servizio permanente in caso di calamità o qualsiasi pandemia o qualche altro problema a livello nazionale. Non so se l'appoggio sarà solo sanitario o anche a livello logistico, questo non so, sarebbe auspicabile che fosse a 360 gradi in collaborazione con le forze armate. Niente, non so, chiedete voi qualche cosa se volete sapere. Bene, grazie capitano. Allora, in attesa dell'onorevole Pagani, sì, magari potrebbe fare qualche domanda in particolare, magari le chiedo di rimanere in linea e passerei invece la parola al sergente Paolo Zanerini, istruttore qualificato e referente per maxi emergenze nella provincia di Ravenna. Sergente, a lei la parola. Tecnico autista di ambulanza presso la struttura 118 di Romagna Soccorso da 30 anni. 30 anni di servizio, come esperienza militare ho svolto come tutti il servizio di leva obbligatorio e dopo il congedo sono transitato presso il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, dove attualmente rivesto il grado di sergente. Ho avuto l'onore di prestare servizio nel nucleo tecnico operativo di Ravenna, con l'aggregazione al Quinta Artiglieria Contraerea e al Settimo Aves Vega di Rimini, con la Capitaneria di Porto di Ravenna, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ravenna e la Questura di Ravenna, ed in particolare con la Polizia Stradale. Ho avuto modo di operare come assetto sanitario con tutti i reparti delle Forze Armate che transitavano presso il poligono militare di Focereno. L'esperienza più formativa ed esaltante è stato il mio impiego fuori area per l'operazione Antica Babilonia nel 2004 presso l'ospedale da campo di Nasseria in Iraq, in qualità di aiutante di sanità e autista di mezzi di soccorso. Ho portato la mia esperienza lavorativa del 118 direttamente sul campo
in supporto a tutti i militari e civili presenti nell'area. È stata una bellissima, e dico, quando dico bellissima, bellissima esperienza, sia di formazione che di aggregazione con tutto il personale militare, soprattutto perché eravamo lontani da casa e in ambiente, e soprattutto in ambiente di guerra e ostile e pieno di pericoli. Sono particolarmente fiero ed orgoglioso del nastrino che mi è stato conferito a termine della missione e attualmente, dopo aver conseguito il diploma di operatore e istruttore CBRN presso la scuola Interforze di Rieti, svolgo la mansione di istruttore CBRN e VLSD sia all'interno del corpo militare che all'interno dell'azienda sanitaria per la quale lavoro. In questo momento particolarmente critico nella pandemia del Covid-19, sono fiero ed orgoglioso di poter mettere a disposizione la mia professionalità e conoscenza, facendo formazione sia al personale delle forze armate sia al personale civile. Tutte le attività che svolgo sono tutte a titolo di volontariato, fuori dal mio orario di lavoro, chiaramente. Vorrei continuare a svolgere questa attività che mi dà un'immensa soddisfazione e sono molto utili alla formazione di tutto il personale militare e non che operano sul territorio sia nazionale che fuori dalla nostra area. Sono contento che questo progetto per l'istituzione della riserva ausiliaria dello Stato possa aprire nuovi orizzonti ed esperienze. A chiunque voglia svolgere attività di volontariato con le stellette al servizio dello Stato, senza vincoli restrittivi di una Croce Rossa purtroppo privatizzata. A disposizione per qualsiasi domanda o quesito. Grazie. Grazie a lei, sergente. Chiedo ai colleghi se c'è una richiesta di intervento, ma la resta, prego. Sì, grazie Presidente. Solo per ringraziare coloro i quali oggi sono stati uditi nella nostra commissione. Siamo in sede referente e ovviamente tutte le notizie che voi ci state consegnando saranno utili nel corso dell'esame che andremo ad approfondire da qui ai prossimi giorni. Sono ovviamente delle iniziative legislative che traggono spunto da numerose segnalazioni, per cui la Commissione ovviamente è al lavoro nell'esaminare con ogni dovizia di particolare tutte le segnalazioni e tutte, dicevo poc'anzi, le notizie che ci sono pervenute, che ci stanno pervenendo ancora in questi giorni. Grazie ancora. Bene, grazie onorevole Resta. Chiedo agli altri colleghi se intendono intervenire. No, io allora intanto mi associo comunque ai complimenti per le attività svolta e che svolgete. Eventuale spunto di riflessione se esiste o meno, comunque ne abbiate contezza di strumenti per il coinvolgimento dei giovani nelle attività che svolgete. Ecco, come spunto di riflessione e domanda. Quindi chiederei al capitano Cavicchio, al sergente Zanerini di intervenire. Prego. Ma sì, noi abbiamo diverse richieste di arruolamenti da parte di giovani, sia studenti e anche non studenti, e quindi c'è un interesse, ritengo, molto, molto importante da parte dei ragazzi. Ben venga in un futuro dargli anche questa possibilità, opportunità di far parte di una riserva dello Stato. Purtroppo in Grazie. questo niente. Bene, grazie capitano. Chiedo al sergente Zanerini se vuole intervenire. Volevo dire solo una piccola cosa, che ci sono tantissimi, e dico tantissimi giovani e anche un po' meno giovani, che chiedono a noi di poter entrare a far parte di una riserva, di un qualcosa che possa servire lo Stato. Questo. Grazie. Bene, grazie, grazie a voi. Non essendovi richieste altre richieste di intervento, ringrazio tutti gli intervenuti e dichiaro conclusa l'audizione, rinnovando i saluti. Grazie. Grazie a voi, buon lavoro, a disposizione. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi.
discorso è stato veramente centrato